Allora, il governo ci ha anticipato e adesso nelle prossime ore vediamo come tradurrà questa anticipazione nel concreto degli atti, che emanerà un decreto, un DPCM, un decreto del Presidente del Consiglio, con il quale dal 18 autorizzerà l'apertura del commercio al dettaglio. Nel frattempo, però, con lo stesso decreto darà la possibilità alle regioni, cosa che fino ad oggi non era stata concessa, di fare non soltanto ordinanze più restrittive, che servono quando magari la situazione peggiora, ma anche ordinanze di allentamento, quindi di nuove aperture. E noi ci avvarremo di questa facoltà, di questa possibilità, insieme alla pubblicazione da parte dell'INAIL, proprio in queste ore sono stati pubblicati, le linee guida per la riapertura degli stabilimenti balneari e per la riapertura di ristoranti e bar. Quindi proprio in questi momenti abbiamo trasmesso queste linee guida ai nostri uffici e siamo al lavoro per fare in modo che da lunedì possano riaprire sicuramente la ristorazione. Il protocollo dell'INAIL è arrivato mezz'ora fa, lo stiamo studiando, comunque in linea generale si parla più o meno di quelle misure che ormai da giorni e giorni stiamo quasi mandando giù a memoria, cioè la distanza fra i tavoli, il fatto che il pubblico, il cliente che sta a cena, quando si alza e va al bagno o va a pagare alla cassa, quindi quando non sta mangiando e usa gli spazi comuni, deve mettere la mascherina, che sono comunque regole di ordine generale che valgono ormai dovunque e che un po' tutti stiamo imparando.